Bene, ritornati in studio. Dopo questa breve pausa pubblicitaria, ripassiamo la parola a Tea Crudi per spiegarci esattamente il significato di questo mantra, ma anche di tutti i mantra in generale, Sì, quello che lei fa. esatto. Allora, il mantra yoga è una pratica molto importante da diciamo, fare accanto alla meditazione, alla pratica delle asana. È una delle meditazioni più potenti. La meditazione sonora è un qualcosa di estremamente potente che può cambiare le persone in modo molto, molto profondo. Questa antica pratica risale almeno a 5.000 anni fa, infatti i Veda, questi testi antichi della conoscenza indiana ne parlano e si può definire, si possono definire i mantra come la medicina universale per qualsiasi mente umana, perché essi sono la manifestazione sonora di ogni realtà universale. Mi spiego meglio. Essi sono la manifestazione di tutto ciò di tutto ciò di cui è composto il mondo in cui viviamo, per esempio il principio maschile e femminile, che tutto qui, insomma, nel mondo materiale, sul pianeta Terra, è un gioco fra queste due energie, energia maschile e energia femminile. Poi il suono primordiale dell'universo, Om, che sostiene la creazione. Tutti questi suoni sono sacri, sono antichi e sono pieni di potere e di capacità di trasformare le persone. E potrebbero anche essere definiti come i mantra, come il ponte, il passaggio, il rapporto che c'è fra visibile e invisibile. Perché mi spiego meglio anche qui. Allora, l'invisibile è formato da pensieri e emozioni. Una volta che questi pensieri e emozioni filtrano e vengono, insomma, escono fuori, è il suono il veicolo con cui escono nella realtà e creano la realtà che noi viviamo e vanno a influenzare anche il modo in cui noi siamo fatti, il modo in cui il nostro corpo è. E quindi il mantra. Perché il passaggio fra visibile e invisibile? Perché attraverso il suono uno può benedire o maledire, informare o male informare, diciamo. E questi mantra sono delle informazioni positive, ma positive a un livello molto profondo che noi diamo al nostro corpo, alla nostra mente e al nostro spirito. E facendo questo modifichiamo la realtà che ci circonda, ma in un modo nuovo, in un modo che neanche ci possiamo immaginare, un modo estremamente in linea con le regole dell'universo, estremamente in linea con il flusso universale, il Dharma, la nostra vera natura, cioè il nostro essere spiriti eterni incarnati momentaneamente in un'esperienza materiale su questo pianeta Terra. Quindi pronunciare il mantra, siccome tutte le cellule del nostro corpo sono vibrazione, ormai è stato scoperto dalla scienza che tutto è vibrazione, gli atomi sono una vibrazione, quindi mandando queste vibrazioni positive al corpo, noi informiamo con delle informazioni positive tutto il nostro sistema e vai a trasformare, a purificare e a cambiare in modo graduale ma molto molto diciamo visibile, tangibile la vita della persona che pratica questa meditazione sonora e anche il corpo e la mente, il modo di ragionare, perché si va a riequilibrare il maschile e il femminile dentro di te, cioè l'emisfero destro e l'emisfero sinistro, perché il cervello è fatto da questi due emisferi che sono l'emisfero maschile e femminile, diciamo, no? Quindi il mantra va a riequilibrare, ha un grande, grande, grandissimo potere e appunto l'avatar Chaitanya di cui parlavo prima consiglia, ma poi tutti i Veda in generale lo consigliano, ma lui a un certo punto del Kali Yuga ha rimesso l'attenzione su questo mantra perché il Mahamantra è il mantra della liberazione, il mantra che riequilibra in modo molto molto potente questo emisfero maschile e questo emisfero femminile, l'emisfero destro e sinistro, ed è il mantra Hare Krishna.
che è formato da 16 parole, che sono Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Questo è un mantra molto molto potente che può fare molto molto bene a chi desidera provarlo, anche solo 5 minuti al giorno. E quindi bisognerebbe pronunciarlo come sì, lei ha fatto? Sì, pronunciandolo uno si può mettere calmo sulla sedia o per terra a gambe incrociate oppure steso se preferisce, posizione comoda e si rilassa, si tranquillizza, ascolta il proprio respiro, crede in se stesso e in quel momento pronuncia il mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E andando avanti con la pronuncia è come se una pulizia sonora avvolga tutto il tuo essere ed è un qualcosa che lo hanno anche provato, per esempio per chi diciamo è un grande amante della scienza che ha bisogno della prova scientifica. E si può andare a cercare per esempio la Menninger Foundation, che è una fondazione americana scientifica, per anni, negli anni 70, 60, 70, ha fatto esperimenti su un grande yogi che si chiama Swami Rama e che lui ha diciamo, provato con macchine sopra il suo corpo il potere della meditazione sia silenziosa che sonora. Lui ho letto anch'io questo, lui si trova in internet. Sì, lui addirittura con i mantra riusciva... Ci sono anche le foto. Sì, sì, c'è tutto. Lui riusciva a fermare il cuore e poi a farlo ripartire. Però questa è un'altra con la meditazione. Con i mantra riusciva a spostare le cose. Cioè, poi qui siamo a livelli avanzatissimi, però per dire che è veramente un qualcosa di molto forte, che ha un grande potere trasformatore e io lo provo tutti i giorni su di me, su che cosa lo vivo, cioè non è una cosa che dico ah fatelo, cioè è una cosa che io vivo, come l'essere vegetariano che io vivo e vedo che cosa vuol dire cambiare la propria vita in questo senso, che cosa vuol dire vivere in modo leggero, che ti senti che sei sveglia, lucida, concentrata, positiva e la pace mentale che si crea andando a equilibrare questi due emisferi di cui parlavo prima, crea la pace mentale. Nella pace mentale uno può sviluppare i propri siddhi, i propri poteri. Prima no, è impossibile perché sei completamente concentrato su altro e non dai ascolto al tuo vero sé. Quando c'è la pace mentale uno può far venire fuori chi è veramente e vedere chiaro, avere una visione chiara di se stesso, degli altri, del mondo. Ma che brava questa ragazza, è una giovane proprio talentuosa e un fiume in piena di energia, ma anche questa grande cultura che nonostante la tua giovane età hai già nel campo diciamo della cultura orientale. Sono una prova della reincarnazione, esiste la reincarnazione. Sì. No, comunque sì. Hai avuto altre vite? Tutti abbiamo avuto altre vite. Però ne sei a conoscenza? Allora, non ho ricordi vividi, però io sento dentro di me che non ho visioni chiare ancora, però sì, io sento dentro di me che c'è un fiume in piena, come dici tu, di esperienza, di maturità che mi ha portato anche a fare certe scelte nella mia vita che magari normalmente una persona di 25 anni non fa. Quindi sono guidata da qualcosa che sono sempre io, però è un io più esteso. Cioè è il mio io eterno, non è il falso io, cioè il personaggio Tea che adesso sta parlando con te, cioè è un qualcosa che abbiamo tutti, però più uno si mette in contatto con questa parte, più la propria vita diventa ricca, perché vai ad attingere anche inconsciamente, vai ad attingere a delle cose del passato. Poi con l'aiuto di un maestro spirituale questa cosa è più facile. Infatti io sono molto fortunata perché ho incontrato Giorgio nella mia vita, Giorgio Cerquetti, che mi ha completamente trasformata e mi ha aiutata a capire e mi ha insegnato questi insegnamenti degli antichi maestri malayani che fanno parte, insomma, che vanno ad attingere dalle scritture vediche. Bravo.
Grazie, allora grazie adesso a te. ti dobbiamo un pochino interrompere perché dobbiamo parlare con i nostri altri ospiti e lascio la parola a Michele per introdurre Peggy e il suo argomento che poi è lo yoga con l'alimentazione per i bambini, le donne e gli anziani. Allora, come mai questo legame è sempre collegato ai cinque elementi vedici? Come mai? Il motivo è semplice, il motivo è che appunto la Ayurveda ci insegna a vivere una vita lunga per arrivare a degli stati di comprensione della nostra vera natura che è appunto infinita, appunto è divina. Che è quel poi che abbiamo detto un po' questa sera sempre, no? Esatto, no? E che stiamo percependo in vari modi stasera. Da questa prospettiva la cultura vedica porta avanti uno stile di vita, anzi il perno dell'Ayurveda è innanzitutto lo stile di vita. Io amo dire vivere la vita con stile, più che stile di vita, perché vivere la vita con stile, seguire delle regole ci permette di godercela questa esistenza, di sentirne la bellezza, di sentirne la grazia. E nella cultura vedica, che appunto vede i primi reperti archeologici nella valle dell'Indo, l'antica cultura di Harappa e Mohenjo-daro, grandissima importanza era data al mondo degli anziani, al mondo delle donne, al mondo dei bambini. E uno studioso di culture antiche sostiene che appunto la qualità di una società la si vede anche sulla base di come tengono in considerazione questi aspetti della società. Più attenzione si dà al mondo della donna, del bambino e dell'anziano, più è alta la qualità del sistema sociale in cui si vive, no? Quindi per me è molto importante toccare questi aspetti. La cultura vedica era matriarcale, le antiche culture, anche quella ebraica, è una cultura matriarcale. E credo che oggi come oggi si debba rivalutare l'immagine della donna. Io sto facendo un grandissimo lavoro per sensibilizzare le donne, io lavoro molto col corpo estetico, lavoro molto nella realtà delle spa. Sono contento di essere stato chiamato da questo tipo di realtà perché mi permette di portare avanti un concetto di bellezza che tocchi l'essere, non solo la pelle. Ed ecco perché ho chiesto gentilmente a Peggy di parlare del mondo della donna, del bambino e dell'anziano e a Sve poi di parlare di Sattva, Raja e Tama, l'energia luminosa o l'energia oscurante, perché sono aspetti importantissimi oggi come oggi per vivere bene, per uscire dal tunnel, per... E Peggy, okay. Qual è allora cioè i suoi consigli che vuole condividere con noi? Beh, diciamo che il mondo della donna è un mondo che veramente ha sofferto, è passato attraverso secoli in cui è stata come schiacciata, oppressa da consuetudini di vita estremamente che hanno danneggiato, diciamo, il suo sviluppo. Nella nostra tradizione in Europa, in Occidente, abbiamo una grandissima fortuna, nel senso che non viviamo come le donne in Afghanistan a cui è stato negato di poter studiare. Abbiamo questa meravigliosa possibilità di evolvere come persone. Allora, io mi sono occupata molto delle donne, in quanto una delle mie specialità nello yoga è proprio quello dello yoga in gravidanza. Quindi considero che ci sono dei momenti di trasformazione in cui la donna è particolarmente sensibile, perché la gravidanza e la maternità sono un momento di grandissima evoluzione nella vita di una donna, sia perché il suo corpo sta creando, sta formando questo essere,
il rito di passaggio, questo evento trasformativo che è il parto, e poi la cura del bambino. Quindi diciamo che in tutto questo gran trasformarsi vale la pena veramente poter vivere il tutto consapevolmente. Per esempio non ha senso meccanizzare e medicalizzare il parto, perché il parto è una porta di accesso al confronto vita-morte. Se non abbiamo questo come momento di verifica della nostra vitalità, cioè il fatto che una donna non fa nulla e si trova a creare in sé un essere, è una cosa assolutamente straordinaria, no? Per cui viverla con gli occhi chiusi è un gran peccato. Vivere con gli occhi chiusi ha anche il fatto di poter accudire il proprio figlio, quindi poterlo nutrire adeguatamente, nutrire se stessi, una persona adeguatamente, no? Cioè con cibi che nutrono la nostra anima, con cibi che ci fanno bene, che ci mantengono in equilibrio. Non solo questo, diciamo, la cura il nutrimento del bambino, quali abitudini terribili abbiamo nel nutrire i nostri figli, no? Come dire, vado in America c'è questa abitudine del kids food. Il kids food è il hamburger con le patatine, no? Come per dire che al bambino non piace null'altro che l'hamburger e la patatina. Quando poi vengono le persone, vengono anche i bambini, vengono tagliati fuori da quella che è la tradizione in cui sono cresciuti. Per cui che appunto si possa nutrire con il cibo preparato in casa dalla nonna con amore è un elemento importantissimo, no? Nella trasformazione e nell'educazione alimentare del bambino, che poi dopo si trova a portare avanti queste abitudini che ha acquisito nella propria casa, nella vita, continuando a nutrirsi con alimenti veramente lontani da quella che è la sostenibilità, no? Noi dobbiamo essere sostenibili in tutto. Tra l'altro, appunto, nella vita della donna ci sono veramente momenti di passaggio, cioè, appunto, come dicevo prima, maternità gravidanza, parto, maternità. E poi arriva il momento in cui c'è anche la menopausa. La menopausa è un altro momento di grande trasformazione in cui facciamo i conti. Sono momenti di verifica della nostra condizione di salute, della nostra vitalità, delle scorie che abbiamo accumulato o degli elementi positivi che abbiamo accumulato nella nostra vita, attraverso la nutrizione, attraverso il nutrire in senso proprio fisico del cibo che mettiamo, ma anche questa trasformazione, questa nutrizione più sottile, cioè come ho nutrito la mia anima, no? Cioè, mi è piaciuto vedere, per esempio, Thea, alla fine della sua musica, aveva il viso trasformato, luminoso, ha nutrito la sua anima, ha nutrito anche la nostra, naturalmente, però è proprio un percorso di ascolto di quello che appunto i testi dicono. Nella Yoga Sutra di Patanjali, il primo sutra dice proprio che noi abbiamo chiara visione nel momento in cui cessano tutti quella ripetizione dei pensieri che continuano ad arrivare nella nostra mente. Nel momento in cui posso interrompere questo chiacchiericcio mentale, ho la chiara visione. Se no, continuiamo a contarcela su. E così mi aggancio alla persona anziana, e io ho assistito mia madre fino ai 99 anni e quindi ho avuto 9 anni di esperienza molto intensa con gli anziani. È straordinario, perché a loro non hanno più quella che è
la buona educazione, la distrazione, per esempio, di leggere un libro, ascoltare la musica, perché la loro mente spesso è troppo offuscata perché si possa, diciamo, avere una vita di relazione. Quello che resta è il chiacchiericcio. Ed è una cosa commovente e tenerissima di vedere questi anziani preda di questa, di questa condizione di rumore in cui non c'è più possibilità di rapporto con l'esterno, no? E chiaramente questo avviene nelle persone che in qualche modo hanno vissuto magari in maniera meno consapevole, perché d'altra parte ci sono anche anziani che riescono ad avere maggiore presenza a sé. E quindi è importante anche per l'anziano di avere la possibilità di continuare a nutrirsi di cose però che fanno bene. Sono belle le cose che lei dice, però in realtà la nostra società l'anziano di solito lo mette da parte. E nelle realtà in cui vivono, che sono poi le case di riposo o gli ospizi, non viene praticata poi questa Certamente, ma infatti io credo che siamo vicini a toccare il fondo per poi poter risalire, o forse abbiamo già toccato il fondo per poter risalire a delle abitudini di vita un pochino meno violente. Io la sento che c'è violenza, no? Una violenza, la negazione della spiritualità è violenza. Quindi, insomma, ecco, parlando comunque di, degli anziani, appunto, di questo accantonarli, è vero anche che adesso la vita è lunghissima, cioè quando una persona è disabile è molto difficile averci a che fare, molto difficile. E quindi da un certo punto di vista il fatto di avere delle strutture che possono ospitare queste persone è comunque un elemento positivo, cioè adesso abbiamo i novantenni, i centenari come, no? Tanto, non più i saggi, non più quelli che hanno vissuto una vita giusta, ma tutti, tante persone, superata una certa fase, diciamo, superata la fase di malattia, riescono a vivere fino all'infinito, non riescono più a morire. Ma si dice che le nuove generazioni potranno vivere tranquillamente fino ai 115, 130 ma questo, anni, però l'importante è che ci arrivino in salute, perché... E che purtroppo questo viene negato. Come li vivi questi anni? Cioè, perché... Questo è veramente il fatto su cui dobbiamo riflettere, no? Perché avere questi anziani che vanno avanti, giusto? Ah, io non vorrei vivere fino a 130 Lo so, anni. Ma mi vorrei fermare prima. La Ayurveda dice che si esce dalla giovinezza a 60 e vabbè, ti aiuta a vivere una vita, quindi sei appena uscita dalla giovinezza, e poi e ti insegna a vivere dagli 8 ai 120, dagli quindi 80, lei è una bambina dagli 80 proprio, ai 120, una vita sana può durare dagli 80 ai 120 anni. Ma con protagonismo, con consapevolezza, con un sano rapporto. Infatti nelle culture antiche i saggi, gli anziani erano saggi, tramandavano la conoscenza, no? E c'erano delle sorti di vita comunitaria. E certo, ci dava retta. Quindi i padri diventavano i padri della comunità. Non erano abbandonati a loro stessi. Sì. Credo che si debba ritornare a cose di questo tipo. Perdonatemi, ma mi interessava molto. Passa la parola, chiedo scusa. Sì, sì, no, ma un minuto di conclusione, poi chiedo a Tea se vuole salire ancora sul palco, che sentiamo questo mantra, lo introduciamo proprio brevemente. Tea conclude, no, mi scusi, Peggy può concludere quello che stavamo dicendo? Sì, semplicemente che appunto siamo veramente le persone anziane sono così tante e così, secondo me, cioè non hanno avuto un percorso di fiducia in quello che loro sentono e loro vedono. E quindi, poverini, sono abbandonati
magari senza l'aiuto dei loro familiari che li aiuta e che li nutre d'amore. Ecco, il nutrimento d'amore l'abbiamo dimenticato con i nostri anziani, molto spesso. L'amore. Poi ci sono i casi fortunati in cui non è così, però certamente che insomma vivere fino a 100 anni è gran faticoso. Eh sì, allora grazie Peggy. Allora, se volete nutrire i vostri genitori che magari sono un po' anziani, o comunque se volete nutrirvi anche voi che ci state seguendo, lo farà Peggy, no scusate Thea, sono totale confusione, è il caldo perché i nostri studi rendono molto calore qui. Che cosa ci farai sentire? Quale mantra? Allora, vi farò sentire un mantra che parla di come tutto è perfetto così com'è, che in ogni parte del tutto è perfetta come l'assoluto a cui appartiene la parte stessa. E l'altro mantra invece è dedicata alla Trimurti, a Guru, a Brahma, Vishnu, Shiva e ai tutti i grandi Mahadeva, tutti i grandi saggi che illuminano le nostre vite su questo pianeta, che portano avanti la conoscenza e la trasferiscono agli altri. Quindi è un grazie a questi personaggi che sono viventi e non viventi, ma continuano il loro lavoro sul piano disincarnato. Allora, lascio la parola, anzi, il palco a Thea e subito dopo andremo in pubblicità. Om Shanti.
santi.